Siamo a un passo da un miracolo vero e proprio. L'anno scorso è stato un miracolo, ma quest'anno forse è ancora più grande di quello dell'anno scorso, perché non ci sperava nessuno, nessuno credeva in noi. Siamo a un punto dall'Empoli, due punti dal Genoa, e noi continuiamo a sperarci. Sì, ovviamente io non ho mai fatto, cioè non sono mai state fatte dichiarazioni che falsassero la veridicità del campionato. Purtroppo si parla più si è parlato un po' più di sfortuna, però oggi il Cagliari ha onorato il campionato, come anche il Palermo, e spero che lo faranno, e anche l'Udinese, perché comunque abbiamo visto la partita, è stata una partita combattutissima. Perizza non voleva saperne di perdere, e quindi è un campionato che vivo fino alla fine. Sì, il gruppo è sempre stato unito, poi Adrian due anni e mezzo che è con noi, è uno di Crotone ormai, e sta guarendo velocemente, speriamo di ritrovarlo almeno l'ultima partita con la Lazio in campo. Sì, speriamo che faccia un plan, e così poi penserà più alla Champions League che non al campionato, speriamo. Poi ti ripeto, il campionato è duro, affrontiamo la Juve, forse quella è una partita davvero tosta, perché comunque affrontiamo i campioni d'Italia e è dura. Ma noi abbiamo, credo, incontrato la squadra più ostica di quelle che io mi ricordo aver affrontato qui, anche al cospetto di altre grandi squadre. Non tanto per magari la qualità del palleggio, ma quanto per la fisicità, per la capacità che hanno di attaccare l'area, per uno sviluppo del gioco che ti mette veramente alle corde, e nei primi 15-20 minuti del secondo tempo, come ci capita o ci è capitato anche altre volte, quando cambiamo e non abbiamo il nostro pubblico di fronte, ci abbassiamo un po' troppo, e questo fa sì che poi, con le caratteristiche dei giocatori dell'Udinese, tu possa andare in difficoltà. Ci hanno messo in difficoltà comunque su ciò che ci aspettavamo, che erano le loro palle native, questi cross che arrivavano molto impegnativi, ma devo dire che forse oggi l'unica vera pecca è stata quella di non trovare il secondo gol nelle numerose occasioni che magari hai creato, quando le hai creato. Però è anche vero che secondo me oggi i ragazzi sono stati molto molto lucidi, e non era facile. Probabilmente stiamo raccogliendo, perché nei momenti, nelle partite, nei campionati ci sono momenti diversi. In questo momento noi siamo più consapevoli indubbiamente che il punto ha una valenza diversa, o comunque fare punti. In altri momenti noi volevamo vincere, ma perdevamo, ci disunivamo. In questo momento però soffrivamo ugualmente. In questo momento soffriamo da squadra, e questo ci permette di avere forse la possibilità di difenderci meglio. A noi non credo siamo in grado, o perlomeno non siamo migliorati così tanto da poter gestire una radiolina e una prestazione. Noi dobbiamo entrare, andare a 2000 all'ora, prepararci durante la settimana, perché in questa settimana incontriamo i primi nel ranking UEFA, incontriamo dei mostri. Però a questo punto credo che non ha più valenza pensare quanta differenza ci sia tra il Crotone e la Juventus, quanto possiamo essere più pazzi di loro nel pensare che si possa fare qualcosa di straordinario. Io avrei un elenco di partite dove potevi già aver fatto quello che stai facendo, però, come dicevo prima, probabilmente la continuità di risultati ti porta un entusiasmo che è contagioso, e quindi è come se si levasse alla massima potenza, e da un certo punto di vista stai forse raccogliendo qualcosa in più, ma nel girone di ritorno questo Crotone è stato tra le migliori squadre, insomma 22 punti raccolti nel girone di ritorno fa sì che quello che dicevamo sia che una volta che avessimo capito la categoria potevamo dire la nostra. Si trattava solo di aspettare, quindi non sono d'accordo con chi dice sì, oppure che non c'era. Noi siamo professionisti, rincorriamo un sogno, rincorriamo le nostre carriere. Crederci per me è la cosa più semplice che ci sia. Ho un intero popolo, perché in realtà poi c'era gente che si arrampicava per richiamare l'attenzione di tutti gli altri, e credo che sia ormai un po'
non sia la parola giusta usare il dodicesimo uomo in campo. In questo momento noi abbiamo un dodicesimo guerriero, perché io non ho mai, o forse lo sto sentendo man mano che passa il tempo, perché ci si lega sempre di più all'ambiente, ma io ho sentito un trasporto eccezionale. E il tredicesimo era affacciato nella finestra dell'ospedale, che ci dispiace il fatto che non sia qua con noi a darci una mano, ma allo stesso tempo siamo molto contenti che non sia nulla di grave. Ma no, no. Non sono capace a fare queste cose qua, perché nello sport quando parli vieni puntualmente smentito. È vero però che in questo turno io mi aspettavo un solo risultato a nostro favore, non sicuramente quello di Palermo, però è anche vero che lo sport è bello per questo. Ecco perché dico sempre ai miei ragazzi: noi giochiamo, noi diamo tutto quello che abbiamo, crediamo in quello che facciamo, e poi non succede, ma se succede.